è un'iniziativa che non c'è mai stata nella nostra città. So che in altri Sanlia, ma non solo, ha avuto successo. Credo che questo qua sia proprio appunto l'inizio di questa nostra collaborazione con Publitre. Veramente un'iniziativa che può coinvolgere il più giovane, quantomeno per una continuità nella soddisfazione di attaccare le figurine, di completare magari l'album, e chi è un po' meno giovane per ricordarsi di Acqui com'era, oppure per ricordarsi dei, degli scorci di Acqui che comunque non ha vissuto per ragioni anagrafiche. Ecco, per cui ben venga l'iniziativa, che veramente sia poi coronata dal successo che merita, ecco, per accrescere anche un po' quello che è il sentimento di appartenenza e di orgoglio per la nostra città. Poi bisogna anche grazie. Ricordare che il merito proprio per, anche per l'assessorato, che parte del ricavato della vendita dell'album e delle figurine, la Publitre lo darà per il restauro di questo meraviglioso album di immagini della Biblioteca Civica di Acqui, e quindi dopo il restauro finalmente potrà essere visto e sarà visibile al pubblico, sia acquese che i turisti che verranno. Quindi questa è una cosa importante. Ringrazio l'amministrazione, la persona del sindaco, dell'assessore, che mi hanno praticamente fatto un orologio, ecco. No, bravo, 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 bravo. Contratto da Remo, contratto da Coppolino, contratto da Coppolino. Sì, esatto, proprio così. Il mio merito è modestissimo, al di là della falsa modestia, che non mi conosce, sa che non è il mio abito. Ho semplicemente cercato di fare quello che è il mestiere che mi sono inventato, i geni me l'hanno dato. Quindi, quando Osvaldo, parente e anche amico, mi ha coinvolto in questa iniziativa, ho immediatamente aderito, e per quello che rappresenta il passato della nostra città, devo dire, smentisco questo il nostro sindaco, che gli altri quarti non li tradisco, ecco. Quello che mi riesce, credo, permettetemi in questo caso proprio di modestia, quello che mi riesce, mettere in contatto le persone, e alcuni principali dei collezionisti sono qui presenti, e allora insieme a tutti coloro che hanno reso possibile dall'amministrazione al discorso, non mi piace il termine, non trovo, essendo d'annunzio, un termine italiano che lo sostituisca, comunque a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione, una raccolta per le future generazioni. Già l'ha detto l'assessore Pizzarro, io in questi mesi in cui incontrando le persone, ah, ma tu stai sapendo quando esce altro, dico, a me non interessa, magari persone più o meno nei miei coetanei che non hanno come me prole altre, fallo lo stesso, lo metti nel cassetto, nella cassetta di sicurezza, e lo lascia ai figli dei tuoi fratelli che devono ancora nascere, ai nipoti, perché domani diranno, ah, guarda che cos'era, perché anche l'Acqui del presente fra 100 anni sarà diversa. Qualche personaggio, qualcuno che c'è rimasto, in particolare inserito nell'Acqui? Sono soprattutto gli sportivi, perché sono le glorie conosciute da tutti, e anche quelle su cui era più facile reperire. E poi di altri di immagini particolari legate proprio da per esempio c'è una cosa interessantissima di la fotografia che annuncia la venuta del re, per cui su un notissimo, una notissima attività commerciale del centro c'è il cartello Vive il Re, ma a fianco c'era già la locandina del duce. E quindi è il momento proprio, è davvero la fotografia di quel momento. C'è la pompa di benzina sicuramente, c'è una cosa meravigliosa che è il portale della Casa di Tolleranza di via Cassino. Di via Cassino. Che ancora esiste ed è un capolavoro di ebanisteria, ecco. Però perché l'abbiamo messa? Perché non si dimenticasse anche quel fenomeno che ha accompagnato la storia dell'umanità.
probabilmente anche non in modo ufficiale o legalizzato, ancora sussiste. Ma dicete anche, perché ho visto che sul sito Sediacuise ci sono molte persone che mettono delle foto. Infatti alcuni sono stati troppo contattati. Trova anche una certa chiusura a voler mostrare i lati di sé. La chiave che ha aperto le porte con Lionello, che meglio di così proprio non ci poteva andare con uno storico di questi livelli, e dei collezionisti. Noi sappiamo che ce ne sono tantissimi altri, infatti siamo pronti per la seconda edizione, sindaco, così poi facciamo avevamo anche tutti i paesini limitrofi, quindi la seconda edizione potrebbe essere l'Acquese, quindi i comuni vicino che hanno degli scorci fantastici. Detto questo, con Osvaldo è stato fondamentale perché ha aperto la porta giusta, e quindi anche i collezionisti che, come vedete dal comunicato, sono tutti citati, hanno aperto le loro collezioni, cioè mi hanno fatto entrare in casa loro per andare a scegliere le fotografie. Di questo veramente ringrazio tutti, e poi anche, come tu dici, appunto il partenariato delle attività, che è stato fondamentale, ancora peggio dello sponsor, il partenariato Lionello. Sì, forse qualcuno ci suggerirà un termine migliore alla fine della conferenza. Sì. Senza di loro, perché la Publitre è un editore di Alessandria, è piccolo, abbiamo tante belle idee, abbiamo grandi idee, però siamo piccoli come le aziende, comunque tipico del territorio. E poi con Diego Martinotti l'idea è a breve di tramutare questo album in una mostra itinerante nelle attività quando Acqui incomincia a risentire del calo del turismo. Quindi verso settembre questa è la gigantografia delle figurine, quindi delle fotografie originali dei collezionisti, creeranno un percorso all'interno della città di Acqui proprio per dare anche una vigoria nuova al prodotto. Calcolate che un album dura sul mercato dai 6 agli 8 mesi, quindi abbiamo anche tante altre iniziative. Lo promuoveremo poi nelle scuole, vero sindaco, a ottobre, a Natale sarà ancora un altro e poi si concluderà. Noi speriamo veramente innanzitutto vuole essere un omaggio a questa città. Sappiate una cosa, che c'è anche al di là del 6 a Wiki, c'è la pagina Il cielo ce lo manca, gli album sì. Delle figurine, dove lì possiamo incominciare, io ho già iniziato a fare la collezione, dovete vedere quello che succede in Publitre ad Alessandria, molte volte per ore non si lavora tutti quanti a scambiarci le figurine, tanto non può dire niente l'editore, perché okay. È chiaro, sta lavorando. Quando, possiamo iniziare a già parlare su Facebook per doppioni eccetera. Infatti volevo dire, dobbiamo trovare poi il luogo per creare le giornate di scambio. La biblioteca, però lì si fa silenzio di solito. Come il successo dei libri gratis potrebbe essere un sabato, esatto. Appunto, casuale. Molti anni fa vado a trovare la proprietà, la signora che ha questa fotografia, l'aveva esposta, mi incuriosisco e mi concede appunto di riprodurla. E siccome è piuttosto insolita rispetto sempre gli archi della Redotto, la bolletta, e mettiamone una che sia un po' più insolita.